Buon pomeriggio a tutti quanti. Buon pomeriggio. Da parte mia e da parte del dottor Francesco Bitetto. In realtà sono arrivate tantissime domande, ma veramente tante, anche nelle ore, diciamo, notturne, non ne parliamo. A qualsiasi ora, va bene, qualsiasi così, ora. Va bene così. Per questo abbiamo organizzato una piccola puntata proprio per cercare di essere esaustivi e quindi di rispondere a tutte le domande che ci avete posto. Anche domande indiscrete sono arrivate. Però quelle, Francesco, ci penserei tu. Vediamo, quanto indiscreto. Perfetto, allora partiamo dalla prima domanda. La prima domanda riguarda le cisti. Hanno chiesto che cosa sono le cisti, come si formano, eccetera, eccetera. Cosa può fare per prevenire la formazione delle cisti? Allora, niente, per prevenire le cisti non si può fare in realtà nulla, perché guardate, le cisti sono geneticamente determinate. Significa che noi nei nostri geni c'è già scritto se in realtà nel corso della vita siamo predisposti o no a fare una determinata cisti o anche una determinata malattia piuttosto che un'altra. La cisti intanto deriva dalla ghiandola sebacea, infatti dalla ghiandola pilosebacea ancora meglio, difatti molte cisti risiedono appunto nel cuoio capelluto, una zona molto ricca di peli terminali. E quindi praticamente là dove si va a tappare, per così dire, lo sbocco della ghiandola sebacea, abbiamo praticamente un riempirsi piano piano di cellule in desquamazione, in disfacimento, di materiale che poi si infetta in un secondo momento e abbiamo la formazione di questo piccolo palloncino. Io dico sempre ai pazienti che è una specie di busta di plastica che piano piano si riempie di tutte le scorie e poi arriva a un certo punto che veramente si infetta ed ecco qua la formazione di pus e poi diventa così tanto tesoelastica, così tanto gonfia che poi alla fine, come è successo oggi in ambulatorio, fistolizza addirittura da sola, nel senso che è tanto tesa la cute del paziente che comunque il pus deve trovare una fuoriuscita, uno sbocco e quindi fuoriesce del materiale turbolento. Concludendo, non c'è modo di prevenire le cisti, però c'è modo ovviamente di curarle. Diciamo che la cura deve essere fatta sempre da mani esperte, da mani perite. Noi in genere non mettiamo mai punti di sutura. Con il laser CO2 io vado a vaporizzare la porzione apicale, cioè la porzione più prospiciente della cisti, e quindi vado a creare un piccolo varco da dove poi faccio drenare la cisti stessa, cioè faccio drenare tutto il materiale, meglio che è all'interno della cisti, e poi faccio fuoriuscire, io dico sempre partorire, la cosiddetta sacca della cisti. Questo è un momento importantissimo, un momento fondamentale dell'intervento, perché la sacca della cisti non deve rimanere manco un pezzo all'interno, chiaramente, del derma, perché altrimenti è una recidiva sicura. Quindi il fatto che venga fuori per intero la cisti come una pallina, che adesso vi faccio vedere, è la sicurezza matematica che non ci dà la sicurezza matematica che appunto non si riformi e quindi non ci sia recidiva della cisti. Allora, per chi non le avesse viste, non avesse avuto questo piacere di vederle, queste che vedete nella boccetta sono due cisti sebacee che ho tolto stamattina dal cuoio capelluto e sono chiaramente in formalina. Era giusto per farvele vedere. Il goal di questo momento è stato prenderle tutte e farle partorire, come dico io, tutte per intero. Una signora di 39 anni ci chiede cosa può fare per i capelli perché li nota molto più assottigliati, sfibrati da diversi anni. E questo, sì, diciamo che questa condizione si è aggravata dopo il parto. Allora, intanto bisogna capire come mai già prima e poi dopo il parto si sono assottigliati, perché il parto sì può provocare questo tipo di problemi, però normalmente sono autolimitanti. Invece, se è una cosa che va avanti nel tempo, bisogna indagare sulla causa e sulle concause. Per farlo bisogna fare una visita approfondita con la microscopia unicircolarizzata, un'anamnesi approfondita anche questa e chiaramente la dermatoscopia per capire effettivamente i problemi del cuoio capelluto e come poter aiutare questi capelli a ritornare come prima o quasi come prima, perché giustamente la capigliatura si indebolisce con il parto, con altri eventi importanti.
non è detto che da sola riesca a riprendere le condizioni prima del parto, prima di questi eventi importanti. Per cui bisogna fare una visita e fare qualcosa per aiutare. L'esame microscopico, sì, è molto importante. Tante informazioni in più dei reperti oggettivi che altrimenti non potremmo avere. E poi viene fuori che sono quasi tutti stressati. Guarda caso, la nostra vita, il nostro modo di vivere ci porta ad essere stressati, i capelli ne risentono tantissimo. Le tante domande che ci sono giunte è arrivata quella inerente all'alimentazione e acne, al rapporto di alimentazione con acne. Dunque, noi teniamo molto all'igiene alimentare di questi, dei pazienti, ma soprattutto dei pazienti portatori di acne. Esistono in effetti moltissimi alimenti che provocano infiammazione su una pelle già infiammata, o come quella dell'acne, come quella dell'acne rosacea, come quella della rosacea. Però noi facciamo stirare al paziente, appunto, consigliamo di stirare al paziente proprio durante la visita, sempre nel post visita ovviamente, un diario alimentare che deve compilare nelle 4 settimane seguenti alla visita. Perché? Perché noi dobbiamo cercare di mettere in correlazione tutte le volte che il paziente mangia determinati alimenti e quindi scoprire se sono quegli alimenti che possono andare a peggiorare lo stato infiammatorio dell'acne. Tendo a precisare che gli alimenti sono sempre quelli, i pazienti chiaramente sono diversi e il modo di reagire del paziente verso quell'alimento cambia. Noi abbiamo visto, lì Francesco spiega un po' la situazione. Diciamo che non tutti gli alimenti hanno la stessa importanza per quanto riguarda l'acne, per cui dobbiamo effettivamente capire nel paziente in questione quale di questi alimenti è più importante ridurre o comunque ridurre o eliminare in alcuni casi, per cui dire a tutti quanti quali sono tutti gli alimenti diventa poi troppo pesante per l'alimentazione stessa. Infatti per questo nel diario alimentare è importantissimo, noi facciamo scrivere nelle note se ci sono state poi dei pus cutanei, delle recidive, proprio perché dobbiamo cercare, anche questo è importante, di mettere in correlazione ciò che i pazienti mangiano con l'acqua. Benissimo, questa puntata volge al desio, speriamo di essere stati al massimo esaustivi. Francesco, salutiamo i nostri ospiti e chi ci segue, un abbraccio a tutti quanti, ci vediamo giovedì prossimo con... Salotto d'oro, 14:30. Perfetto.